44 terreni e 4 fabbricati a Corleone e Monreale, in provincia di Palermo, per un valore complessivo di poco meno di 15 milioni di euro. A tanto ammonta la confisca della Guardia di Finanza nei confronti di Bernardo Riina, 75 anni, di Corleone. Arrestato nel 2006 per associazione mafiosa, era stato poi condannato a 8 anni con sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Oltre a partecipare alle attività criminali delle cosche, Riina avrebbe avuto un ruolo importante nel contribuire alla latitanza del boss Bernardo Provenzano. Avrebbe infatti fornito aiuto sia logistico che soprattutto nella circolazione dei pizzini tra i vari componenti della famiglia mafiosa e il capomafia, soprattutto durante la sua latitanza nell'ultimo covo, la masseria in contrada Montagna dei Cavalli di Corleone. Lo stesso Riina era stato più volte visto portare pacchi e buste sul posto. Ma i suoi rapporti con Provenzano risalivano a molto tempo prima, aveva infatti testimoniato a suo favore durante lo storico processo svoltosi a Catanzaro alla fine degli anni 70 a carico di diversi esponenti mafiosi. La confisca del patrimonio immobiliare è scattata anche grazie alle indagini del gruppo di investigazioni sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Palermo, che ha messo in luce la sproporzione tra i redditi dichiarati dalla famiglia Riina e le consistenti somme di denaro investite nel corso degli anni, soprattutto nell'acquisto di terreni agricoli nel Corleonese e nella zona di Monreale. A fronte di redditi infatti quasi inesistenti fino al 2000, già a partire dalla fine degli anni 70, Riina aveva avviato un'intensa attività di acquisto di immobili, nella maggior parte dei casi senza fare ricorso a prestiti o mutui bancari. Di conseguenza il suo patrimonio è stato ritenuto il risultato del reimpiego dei soldi della mafia. Una città che si sbriciola, un centro storico che continua a perdere pezzi, palazzi lasciati al degrado e che si rivelano all'improvviso pericolosi anche solo a passarci accanto. Così in questi giorni sembra che le transenne compaiano come i funghi nelle zone più antiche della città. Così è accaduto anche in Corso Vittorio Emanuele, dove nelle ultime ore i vigili urbani hanno dovuto chiudere e transennare l'edificio di 4 piani al civico 423. Fatiscente, lo si capisce al primo sguardo, addirittura pericolante. Impossibile attendere ancora. La struttura, che costituisce parte dell'antico palazzo Cesaro Colonna dell'Ottocento, si trova di fronte alla chiesa del Santissimo Salvatore e a pochi metri da un altro palazzo sequestrato pochi giorni fa, sempre per rischio crolli, il palazzo Geraci Ventimiglia, uno dei gioielli della Palermo barocca. I rapinatori operavano nella zona di Palermo, dove mettevano a segno i colpi fermando i tir che trasportavano merce d'ogni tipo. Prima immobilizzavano il conducente, poi sequestravano il camion con tutto il carico e infine rilasciavano l'ostaggio. I tir venivano portati in un magazzino nella zona Falso Miele e una volta svuotati del proprio contenuto venivano abbandonati in strada. La vasta operazione denominata CIAC, condotta dalla Polizia Stradale di Palermo diretta dal comandante Antonio Costa, ha portato a 6 richieste di custodia cautelare in carcere. I componenti della banda devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapina, mano armata e sequestro di persone e danni degli autotrasportatori. Stando alla ricostruzione della polizia, la mente e il cassiere dell'organizzazione era Giuseppe Liguori, gestore dell'unico rifornimento IP in via Leonardo da Vinci. Liguori, oltre ad organizzare i colpi e a fornire le attrezzature necessarie, tenevano ostaggio usando le proprie armi i conducenti dei tir, che venivano minacciati, legati e malmenati.